Sì, è stato un risultato pesante che però la squadra non meritava, perché abbiamo lottato fino all'ultimo, ci abbiamo provato. Certo, quando a 20 minuti dalla fine hanno fatto anche il terzo gol, noi siamo riusciti a fare il gol per riaprirla, no? Il 2-1, poi abbiamo preso il palo, buone parate del loro portiere. Il gioco forza ci siamo un pochino allungati per cercare di aprire la partita, e lì negli ampi spazi la loro qualità si è vista. Per questo il primo tempo siamo stati molto, molto accorti, molto ben bloccati, avevamo fatto veramente un'ottima partita in fase difensiva. Dovevamo essere meno timidi quando poi noi avevamo palla, facevamo troppi passaggi orizzontali e non andavamo a progredire in avanti per cercare di impensierirli. Due partite secche. Ci giochiamo tutto, ci giochiamo la permanenza in Serie A, ci prepareremo bene come abbiamo sempre fatto, sperando di fare l'emplane, di fare il massimo che possiamo fare. La delusione sì, ci può stare, però questa doveva essere una partita jolly, quello che riuscivamo a fare, a prendere, sarebbe stato ben accetto. Il Milan voleva riprendersi di quella partita che aveva sbagliato contro il Genova, e sapevamo che avremmo incontrato una squadra ben messa in campo che aveva tutti i crismi per voler vincere. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato le nostre occasioni, è stato un peccato prendere 5 gol, perché credo che non li abbiamo meritati per tutta la gara che abbiamo disputato. Sì, sicuramente non è stata una partita facile, soprattutto il secondo tempo quando ci siamo sbilanciati abbiamo preso dei gol in contropiede. È stato un peccato, perché forse 5 minuti è anche un po' esagerato, però dobbiamo liberare la testa subito, che domenica abbiamo la partita della vita. Sì, appunto, di liberare la testa e di non pensare a quello che è successo stasera e ripartire, perché domenica abbiamo una gara molto molto importante.